Ciao a tutti quanti e benvenuti in questa nuovissima puntata di Loco Roco. Allora, oggi dovremmo farci questo livello. Allora, iniziamo con questo livello che si chiama Wawa. Il nome è sempre strano, peggio di io. Ah, ok, fatto già subito stranissimo, tipo... che ne so, l'India sembra. Boh, tutto quanto strano. Le stranezze di Doko Doko. Yeah, siamo andato... Cosa sono questi cosi strani che fanno questi rumori così a caso? Yeah, cosa sono questi dei cucchiai? È tutto quanto strano questo gioco. Qua c'è qualcosa, sì. C'è una spina, c'è uno strano coso che fa rumori strani. Qua c'è una spina, è meglio non andarci e lasciarla perdere. Ciao spina. Che rumori strani, ma anche divertenti. Il controllo vibra quando tocca questi stranissimi cosi verdi. Allora, no, qua non c'è niente. Attenzione, vento che ci spinge. Raga, ma forse magari sono le spine che fanno tipo questa specie di vento strano. Che... forse magari c'ha ragione la cosa stavolta. Che c'è Musa. Oppure è impazzita. Eccolo là, l'ho visto, raga. Sta qua sopra. Eccolo. Muro distruttivo. No. Raga, abbiamo perso un Loco Roco. L'avete visto voi? Io l'ho visto. Vabbè, c'è un mummo che dorme. E abbiamo perso un Loco Roco perché sono andato troppo di fretta. Ok, buongiorno mummo. Ciao. Ok. Facciamo attenzione a queste spine che stanno su questo strano macchingegno strano. Ancora questo coso strano che fa gli umori strani. Acqua, oppure che so. Raga, cos'è questa specie di coso strano che ci butta violentemente qua sopra? Il muro distruttibile. C'è un muro distruttibile qui? No. Raga, per la prima volta sono stata costretta a fare il video in due parti. Perché ci sono state, vabbè, delle cose così. Vabbè, personali, i fatti personali come al solito non li dobbiamo parlare. Non li dobbiamo parlarne. Ma che ingegni strani, che chissà chi ha creati. Non penso in Mugia, perché altrimenti se no sarebbero stati inquietanti. Se l'avessero creato in Mugia. Qua per poco andrò a finire su quella spina. Raga, che rischio. Attenzione, c'è un Mugia. Ecco. C'è questa... cos'è? Ma che cos'è se abbiamo fatto tipo baseball, come si diceva? Sì, baseball. Qua sbatto quello in cui c'è tipo sempre bisogno di lanciare la pallina con quella specie di mattarello tipo. Gli umori più strani della storia. Vabbè, lasciamo perdere. Qua intanto c'è un altro coso strano. Poi qua ci sono i soliti insetti strani. C'è un Mugia qua sopra. No, no raga. No. Ah, si è riuscita a salvare il Loco Roco. Io pensavo che tipo per esempio si fosse buggato il gioco. Si sarebbe buggato il gioco e appunto i Mugia... se noi avessimo saltati adesso al Mugia non l'avrebbe lasciato il Loco Roco. Vabbè, sa, anche dico noi, boh, non lo so. Cos'è questa specie di macchingegno strano, raga? Loco Rosa sta facendo flipper su questi cosi. Aiuto, ci siamo incastrati, raga. Ecco, no! Raga, praticamente flipper.
Cioè, proprio facciamo flippere con il gioco loco. No, ma dai, siamo direttamente usciti. Ma no, no, basta con questa frettolosità per far lanciare da questo coso strano. Aiuto. Raga, sta impazzendo. Non riuscirò mai a uscire da qui, capito? Raga, secondo me devo fare un taglio. Ah no, ce l'abbiamo fatta finalmente. Devo semplicemente dire questo e poi dopo tutto quanto si è sistemato, quanto no, ciupa vai. Eh sì, vabbè, raga. Oh no. Ma io non impiccioli qua, niente, se no finiranno di sicuro tutti quanti una brutta fine. Aiuto. Ma basta con questa ciupa. Raga. Allora, finalmente sono riuscita a uscire da questa stanza. No, di nuovo quella spina vivente. Quella spina vivente tutta strana. Guarda che paura che mi fa venire questa spina, raga. Guarda quanto va lontano questa spina. Questa spina vivente. Questa qua per fortuna non è vivente. Ah, c'è un gufo strano. No, si è mangiato il loco loco. Andai, lascialo. E l'ha fatto diventare un quadrato. Che non stiamo giocando a Minecraft. Cose strane. Raga, incredibile, davvero ho scoperto una cosa. Il loco loco riesco a passare anche quando sono grandi. E guardate a questo tipo di fessure, raga. Ma che... Guardate che... Guarda, lì era rimasta incastrata. Sì. Mummura addormentato. Raga. Rischiamo sempre di più. Io non so come facciamo a non a schivare tutte quante quelle spine strane, cattive. Di nuovo è qui, dai. Ma che? Sono davvero stranissime queste loco loco rose, raga. Perché dico praticamente noi, sono stranissime. Vabbè, rumori stranissimi fanno qua sotto. Allora, guarda raga, immaginate che riusciamo a prendere il loco loco facendo questa specie. No, il loco loco si è caduto prima del previsto. Ah raga, penso già di sapere dove l'abbiamo perso il loco loco. Comunque raga, mi sono dimenticata di giocare di nuovo quel livello, quello lì. Non vi preoccupate, forse magari me lo ricorderò una volta, poi ve lo dirò. Allora, 20, sì, dai. Come? No, raga, sono usciti di loco loco dalla bottiglia. Forse magari non era la forma ideale. Guardate, guardatele. Così almeno sono un po' più liberi, per fortuna. Bentornato. Ce l'ha fatta al prossimo livello. Wash, che fiume impetuoso. Wash. Stranissimo. Come nome. Raga, andiamo a vederci il prossimo livello. Ok. Raga, vi faccio sentire la canzone strana. Vabbè, davvero stranissima. Tipo sia una specie di giungla, raga. Insetti strani, ciao, come va? Buongiorno. Facciamo Tarzan a caso. Ancora elefante, ma dai, insomma, in tutti quanti gli episodi ci sono queste noccioline. Ancora questo gufo, ma dai, ma è per tutto adesso pure lui. Ma che forma. Ma che? Raga, se beh, sei tipo diventato una sorta di patatina. Boh, una patatina rosa. Boh, stranissima la rosa con questa forma. Raga, vedo una stanza lì. Oppure è la mia impressione. Raga, c'è una stanza con lo Mumui. Come si fa a raggiungere, raga? Come si fa? L'avete vista pure voi? Come si fa a raggiungere? Aspetta, forse magari quella cosa ce la fa. No, non c'è niente, raga. Raga, forse magari riusciremo ad arrivare in qualche modo, a quel punto quello lì, in un altro modo. Facciamo già come va. Ancora insetti strani. No. No, raga, quella loco loco là si è incastrata in coppa di quella spina vivente. Sapevo che sarebbe successo, raga, perché...
Perché devono sempre succedere gli epic fail negli episodi? No, già ciao, come va? Sempre. Non sempre salutati Ninja, no, dai. Raga, c'è una cosa strana lì. Aiuto, raga, dobbiamo fare una specie di salto strano. Ma però ce la stiamo facendo, dai. Proviamoci. Dai, 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 no, raga. Ora, come ho detto, strano quel. Dai, 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 dai. Dai, dai. Sì, ce l'abbiamo fatta, raga. Ui, c'è i murmuri, eccolo dove era allora. È quello lì di prima, quello lì, quello avevamo visto che non sapevamo. Sì, raga, vedo qualcos'altro è qui. Ancora il palloncino strano, sembra la cosa quando prendi una liana. Bene, elemento strano, tipo una specie di ruota. Via! Ma è inutile quella liana. Ah, forse magari per superare solamente le spine. Che tenerezza la cobaleno! Facciamo cadere con la corrotta dell'arcobaleno. Affronta un nuovo minigioco, raga, andiamo a vedere. Ce l'ha fatta al prossimo livello. Brrr, mette i brividi. Raga, però andiamo a vederci prima il nuovo minigioco. C'è il Locoroco col Ciupa, una partita. Raga, questo minigame è cattivissimo. Perché dico così? Ora ve lo faccio vedere. Praticamente dovete utilizzare tipo il Ciupa, che è qualcosa con la che mi fa pensare Ciupa Ciupa, appunto. Raga, ecco il perché. Raga, dai, riproviamoci perché. Stavolta mantengo troppo premuto il tasto. Dovete praticamente premere il tasto, mantenere premuto il tasto cecchio. Raga, attenzione, non fare epic fail. Wow, pensavo che Moja se sarebbe mangiato il Locoroco, invece no. Ecco, raga, gli epic fail. Vabbè, raga, lasciamo perdere questo minigame adesso. E andiamo a farci subito il prossimo livello. Bisogna mettere brividi. Bene. E vogliamo sempre come al solito col ghiaccio, e Locoroco diventa subito di nuovo gigante. Qua Mimui è addormentato. No, non posso già partire Mimui addormentati. Ma questo livello qua l'abbiamo praticamente appena iniziato e già iniziamo così. Trovando 100 milioni di Locoroco. E vogliamo via e vediamo un poco qua che cosa c'è. Non c'è niente. Raga, la super velocità dei Locoroco a. Guardatelo. Ciao Moja. Sempre a salutare il Moja. Ancora, no? No, raga. Fatto. C'è tipo una gnocchi arancione. Gnocchi, che lo chiamano così. Che sembra tipo sempre una carota o qualcosa del genere. Una carota addormentata. Povero, povero coso arancione. E mo scendiamo in un modo strano qua sotto. E finiamo sulla neve super morbida. Pare non ci sia niente qui, perciò qui dobbiamo finito il livello. Bene, raga. Proprio quella specie di carota tipo strana che dorme. Una carota dormigliona. Ce l'ha fatta al prossimo livello. Rilassante, che bello galleggiare. Potremmo farci questo e questo nella prossima puntata. Poi questo, il livello finale, probabilmente anche con i primi due livelli del mondo 3. Perché sicuramente ci sarà un mondo 3, raga. Dai, troppo corto questo gioco se non c'è un mondo 3. Forse magari il minimo sono 4 mondi. Il massimo, boh, 8 mondi. E ci vedremo nella prossima puntata di Locoroco. Prima di tutto però salviamo, ovviamente. Allora. Sì. E ci vedremo nella prossima puntata di Locoroco. E ciao!